Criminal, il personaggio di Magnus Bunker del 1964, è il primo della pattuglia di eroi neri in calzamaglia a finire sul grande schermo. È responsabile del trasferimento al cinema è Umberto Lenzi. Il film in questione si intitola naturalmente Criminal e esce nel 1966. Avrà un certo successo e verrà così doppiato l'anno seguente da Il marchio di Criminal, diretto da Fernando Cerchio. Ora, Umberto Lenzi è un cineasta decisamente notevole, uno di quei registi di serie B, cosiddetti, che nella sua carriera ha attraversato praticamente tutti i generi, lasciando forse un segno personale nel thriller, in un piccolo gruppo di film interpretati da Carroll Baker e più ancora forse nel cosiddetto poliziottesco. Bisogna citare almeno Milano Odia, La polizia non può sparare. Un noir veramente impressionante, interpretato da Thomas Millian, un Thomas Millian veramente dagli slanci satanici, interpreta un criminale che così insieme a due complici, uno dei quali è Gino Santercole, l'altro, se non erro, era Ray Lovelock, e fanno strage praticamente. Così casualmente, senza progetto, nella media alta borghesia cittadina. E Lenzi ha comunque al suo attivo anche un altro interessante poliziesco, L'uomo della strada fa giustizia, sempre con Henry Silva, che diciamo si mette un po' sul filone dei vari giustizieri della notte, però con sfumature ideologiche che gli vanno riconosciute. E, cioè, non è un film, diciamo, tetragono e così un po' univocamente, diciamo, giustizialista. Questo cappello forse non serviva, però è bene mettere in rilievo quelle che sono un po' le virtù di Umberto Lenzi, visto che questo criminal non gli riesce benissimo. E quando dico non gli riesce benissimo, mi riferisco soprattutto al potenziale sprecato del personaggio. È un po' quello che era avvenuto con la sorella di Criminal, cioè Satanic, anche se non siamo agli stessi livelli di incompetenza filmica. Il film di Satanic è sicuramente da dimenticare. Il Criminal di Lenzi è un film che può risultare anche divertente, però sicuramente non coglie la novità e la trasgressività del personaggio, un po' a causa anche forse del suo interprete. Glen Saxon è un attore inglese, poco carismatico e con scarsa somiglianza con il criminal di carta. Criminal ha un fisico aitante, piuttosto anche però ben piazzato, invece Glen Saxon è un biondino smilzo. E il carattere del personaggio è più vicino a un James Bond nostrano, sono gli anni degli 007 fai da te che nascono sul successo naturalmente del prototipo inglese e sono film più o meno rudimentali e Criminal sembra un po' avvicinarsi a quell'idea, a quei film, a quello spionistico italiano piuttosto che al reale personaggio di Magnus Bunker. Anche l'incipit del film che mostra un imbarazzato ispettore Milton, qui interpretato da Andrea Bosic, caratterista già al fianco di Lenzi nelle traduzioni da Salgari, se non sbaglio. Insomma, un imbarazzato Milton che riceve i gioielli della corona, prima rubati da Criminal e poi restituiti come per sfregio. Questo atteggiamento è, come dire, è più avvicinabile al ladro gentiluomo Arsenio Lupin creato da Maurice Leblanc e poi reincarnatosi in mille modi, tra cui il manga, come sappiamo. Assomiglia più, forse è un atteggiamento che ci aspettiamo più da quel personaggio che non da Criminal, che invece agisce all'insegna della
della violenza più acefala e se mette le mani su qualcosa di prezioso se lo tiene. Questo, come dire, era un po' l'estremizzazione del già all'epoca estremo diabolico che aveva reso forse così interessante e così di successo il personaggio di Magnus e Bunker. Diciamo pure che Criminal è un personaggio punk, io lo definirei un punk veramente rapportato all'epoca per il coefficiente di antisocialità che presenta. La somiglianza con i film di 007 diciamo in qualche modo la vediamo anche nei topos che mette in scena, penso alla partita Chemin de Fer che a un certo punto Criminal ingaggia con un cattivo, se non ricordo male, interpretato da Ivano Staccioli. E insomma, ci sono proprio delle sequenze che rimandano al mondo bondiano. Novità, insomma, idea trovata abbastanza carina, quella di chiamare in causa il fumetto fin da subito. D'altra parte, è una cosa che i cinecomic dell'epoca fanno spesso. Nel finale, dove compare Gloria, tra l'altro, la fidanzata di Milton, le immagini diventano fumetti. Per chiudere un po' il casting, bisogna citare anche l'attrice spagnola Helga Linet, che interpreta due personaggi, due sorelle gemelle, attrice che tornerà anche nel seguito, Il marchio di Criminal, diretto dal molto meno bravo come regista Fernando Cerchio, regista che più anziano di una decina d'anni di Umberto Lenzi, attivo soprattutto nella commedia, è stato uno dei registi di Totò in almeno tre film, Totò contro Maciste, Totò il pirata nero, Totò e Cleopatra, se non sbaglio. Cerchio in effetti, come dire, potenzia l'aspetto ironico che già era presente comunque nel Criminal di Lenzi, quindi si allontana ancora di più dal personaggio di Magnus e Bunker. Qui ritroviamo Criminal con una ragazza, la sua ragazza, che si rivolge a lui chiamandolo Scheletrino, una biondina un po' petulante, che lui alla fine, tra l'altro, uccide anche e fa anche bene, insomma, se non sbaglio, la fulmina proprio nella vasca da bagno, con un accrocchio che si inventa. È un criminale ancora, lo stesso personaggio di Glenn Saxon è ancora più ironico del film precedente, quindi è tutto risolto un po' sulla battuta, tutto molto macchiettistico. Lo ritroviamo che insieme a questa amante che poi farà fuori e si finge direttore di un ospizio, qualcosa del genere. Si esaspera anche la trovata di trasformare determinate sequenze in fumetto. Questa è una cosa che accade molto spesso durante la pellicola, cosa che era riservata all'inizio e alla fine del fi nel film di Lenzi. E nel finale, tra l'altro, il finale è abbastanza divertente, Criminal muore, se non ricordo male, in un incidente stradale, proprio come avveniva a Satanic, ma con un incidente girato con un pochino più di grazia, e l'immagine diventa fumetto e vediamo i diavoli che vengono a prendersi Criminal finalmente. Abbastanza divertente, diciamo che entrambi i film finiscono il primo con l'arresto di Criminal, perché Gloria lo attira in un tranello e poi lo arresta, però ci viene lasciato un dubbio perché dopo lui tenta di scappare, ma ci viene lasciato un dubbio sulla sua sorte. Il secondo film invece finisce proprio con la morte di Criminal, quindi c'è, diciamo, alla fine anche qui come accadeva in Satanic, c'è un po' questi finali un po' moralistici in cui il super cattivo la paga, ecco, viene prima arrestato e poi muore. E quindi sostanzialmente io colloco i due film di Criminal nello scaffale gremitissimo delle occasioni perse, probabilmente da un lato c'era la fretta di battere il ferro finché caldo, quindi confezionare a tutti i costi il film, spendere pochi soldi perché evidentemente erano pellicole che seppur si pensava raggranellassero quattrini, però non lasciavano tanto tranquilli i produttori da farli lanciare in investimenti considerevoli. E poi c'è la sottesa, purtroppo voglia, sostanzialmente di tradire
lo spirito del fumetto originale, sia Criminal che Satanic, sono occasioni veramente grandissime di fare dei film interessanti, ma come sappiamo non vengono raccolte. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.